presentato a Castellabate, il romanzo del giornalista Carlo Vulpio, Il genio infelice. Un libro molto interessante che percorre la vita di Antonio Ligabue e racconta la sua storia come artista italiano del Novecento, autodidatta, difficilmente inquadrabile, in una qualsiasi corrente artistica, dalla pittura potente e selvaggia. È un testo bellissimo, poi perché la scrittura di Carlo Vulpio naturalmente è quanto di meglio possa aspirare un lettore, nel senso che è una scrittura veloce, una svettura chiara e sintetica. Questo è un libro che ti prende per mano e ti accompagna fino alla fine. È la grande peculiarità dei libri, quelli che non ti lasciano respiro dalla prima pagina alla fine. E poi c'è la storia, che è un romanzo meraviglioso. Il romanzo di Ligabue è una cosa straordinaria ed è il senso di egalità che noi abbiamo perso, vale a dire chi leggerà poi questo libro che io vi consiglio di fare, scoprirà quanto è importante per chiunque il diritto ad essere considerati esseri umani, che è un concetto di un'attualità straordinaria, è inutile che io stia qui a raccontare quello che stiamo vivendo, ma il diritto di essere considerati degli esseri umani nella vita di un uomo è fondamentale, al di là di quelli che sono i valori sociali, ancorché le stesse differenze. C'è un accostamento straordinario con Elephant Man, che descrive molto bene Carlo Vulpio nel suo libro, che più o meno, ma in Inghilterra, seguì la stessa sorte, questo Joseph Merkel, che era chiamato John, voi tutti ricorderete il fantastico film di David Lynch con John Hurt, un protagonista straordinario, che più o meno racconta una storia analoga, che è quella appunto del diritto di ogni essere umano di essere considerato tale. Questo già di per sé rappresenterebbe un buon motivo per leggere questo libro, ma è un romanzo meraviglioso. Siamo in compagnia dell'autore del libro Il genio infelice, Carlo Vulpio, questa sera nel salotto naturale del Belvedere di Castellabate. Allora, come nasce questo romanzo? È un romanzo che nasce da un interesse mio per l'artista, ma soprattutto per l'uomo, perché Ligabue era un ultimo tra gli ultimi in un secolo, il XX secolo, che per quanto sia stato un secolo di grandi progressi nel campo della scienza, della tecnica, delle arti, del benessere, è stato un secolo in cui è accaduto di tutto, un secolo tragico, due guerre mondiali, due bombe atomiche, l'olocausto, insomma, un secolo difficile, terribile, che Ligabue ha visto con gli occhi dell'uomo e dell'artista, che viveva una tragedia personale, che è riuscito a trasfigurare nelle sue opere, nei suoi dipinti e nelle sue sculture, affermando se stesso come uno dei più grandi artisti del Novecento. Ecco, nelle sue opere spesso ritroviamo gli animali, perché? Perché lui ha vissuto tra gli animali, ha vissuto emarginato dagli uomini, lui diceva più conosco gli uomini e più amo gli animali, e perché gli animali gli consentivano di decifrare il mondo trasfigurandolo, trasportandolo nei suoi disegni, nelle sue sculture, nelle sue pitture, nel modo in cui lui non solo lo vedeva, ma in cui avrebbe voluto vederlo, cosa che non gli era consentita. La lotta per la sopravvivenza degli animali era per lui la lotta eterna tra gli uomini, ma era ancora qualcosa di più, era la dimostrazione nelle sue tele, nella trasfigurazione artistica, di come spesso gli uomini combattano non solo per la propria sopravvivenza, come accade agli animali, ma per la prevaricazione dell'altro. Che cosa del Novecento ritroviamo invece oggi ai giorni nostri? Del Novecento di Ligabue artista troviamo tutto. Ligabue è stato un fenomenale anticipatore non solo dei conflitti umani, ma addirittura anche dei conflitti sociali. Ligabue è stato povero, Ligabue è stato emigrato, Ligabue è stato emarginato, Ligabue è stato ricoverato in manicomio e non era pazzo ma era epilettico. Ligabue si è visto negare l'amore, Ligabue non si è visto riconoscere il valore di artista se non in limine mortis, quando cioè una paresi lo ha colpito e dopo 3 anni lo ha portato alla morte. Quindi perché bisognerebbe acquistare il libro di Carlo Vulpio, Il genio infelice? Intanto perché è un bel libro, però il libro si può anche non acquistare, bisognerebbe invece conoscere Ligabue perché ci insegna molto, ci insegna soprattutto 2 cose, la necessità
soprattutto oggi, non solo in campo artistico, ma ripeto umano, la necessità di essere liberi, di essere anticonformisti e di essere anche un po' più buoni.